Ciao a tutti, amiche e amici di BPM Power. Oggi vi presentiamo un'altra versione della scheda video più potente attualmente presente sul mercato. Sto parlando della AVGA FTV3 Ultra GeForce RTX 30090. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Questa scheda video è uscita nel 2020, anche se è fra quelle più introvabili di sempre, e fa parte della serie RTX. Questa GPU è dedicata ai gamer e ai content creator ed è sicuramente un prodotto adatto agli esperti e chi ha intenzione di investire una bella somma di denaro per potenziare il proprio assemblato. La scheda video consente ai creatori di contenuti di sfruttare la sua straordinaria memoria video da 24 GB GDDR6X e quasi 1 TB di larghezza di banda di memoria per gestire i vasti set di dati di rendering della grafica, soprattutto se abbinata ai driver GeForce Studio di Nvidia. L'RTX 3090 dispone di un ampio bus di memoria a 384 bit con un throughput di memoria di 19,5 GB per secondo che funziona fino a 940 GB di larghezza di banda di memoria. La GPU sfrutta il bus PCI Express Gen 4. La scheda video alimenta anche tre connettori di alimentazione PCIe a 8 pin, fornendo all'RTX 3090 una potenza sufficiente per sostenere meglio le frequenze GPU Boost. AVGA ha dato alla scheda video un abbondante overclock di 1800 MHz, una risoluzione da 7680x4320 pixel. Il dispositivo di raffreddamento a 3 slot sfrutta un grande dissipatore di calore con alette in alluminio e tre ventole con cuscinetti idrodinamici, dove la ventola centrale è leggermente fuori allineamento dalle altre ventole. Risulta in grado di raffreddare la scheda madre anche con 450 W di potenza. Nei benchmark si posiziona molto bene, per intenderci con Assassin's Creed Odyssey in risoluzione 4K abbiamo 68,6 fps, mentre in risoluzione Full HD abbiamo 119,5 fps. Stessa cosa per quanto riguarda Battlefield 5, un videogioco un po' più datato, con 201,3 fps in Full HD e 124,9 fps in 4K. Tali numeri di prestazione rendono sicuramente la nostra scheda video adatta per i giochi con risoluzione 4K. Inoltre, con RTX 3090, Nvidia introduce l'8K riproducibile, che si basa su diversi pilastri. Per collegare un display 8K, in precedenza bisognava utilizzare più cavi. Ora si può usare un singolo cavo HDMI 2.1. Nel complesso stiamo parlando di una GPU di qualità, con un design accattivante, simil-futuristico, in grado di produrre dei buoni risultati. Peccato solo che in alcuni casi il rapporto qualità-prezzo risulti sbilanciato, andando a pesare molto di più sui costi che sulle prestazioni. Il sistema di raffreddamento è buono ma lento, però nel complesso una valida scelta per gamer più accaniti o i creator professionisti. Potete trovare questa scheda video su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video. Ciao a tutti!